le istanze di Grillo sono fondamentalmente sovrapponibili a quelle del PD, cioè non c'è niente. Per molti. Ecco sì, per molte. Allora, com'è possibile che all'interno del PD si vada da posizioni come quelle di D'Alema, che si dice costretto ad ascoltare, a dire guarda questa cosa, quello che chiama Gabibbo? Capito. La cosa Pippo che dice facciamoci un documentario per capire. Cioè, perché il PD soffre, anche se in maniera minore rispetto ad altri partiti, bisogna dirlo, quello che è il problema di tutti i partiti italiani. Un'estrema difficoltà, se non impossibilità, nel ricambio della classe dirigente di vertice. Perché poi questo è il punto. Perché sarebbe stupido dire che in Parlamento il PD non porta spesso dei candidati nuovi, 30, quarantenni, cinquantenni, hanno una caratteristica, di solito non contano niente. Se prendiamo quelle fotografie che raffigurano i vertici della FIGC degli anni 80 e vediamo cosa è successo nei 30 e passa anni successivi, vediamo che quelli, bene o male, sono tutti ai vertici del partito e delle istituzioni. E c'è poco da fare. La storia è quella lì, il PD riesce a ospitare voci diverse, alcune delle quali molto interessanti, poi quelli che hanno in mano i cordoni della cassa e i cordoni dei voti, poi grazie al favore che gli ha fatto Berlusconi adottando la legge regionale che peraltro era stata inventata in Toscana, e hanno ragione su questo, sulla nomina dei parlamentari alla Camera e al Senato, il risultato finale è che vincono sempre gli stessi. C'è poco da fare, la storia è quella lì, se prendi sono loro che hanno il modo di vincere, e finché non verrà cambiata quella classe dirigente, non verrà, cioè nel PD non è ancora avvenuto, nonostante il tentativo dei rottamatori, quello che era avvenuto nella Democrazia Cristiana, mi pare negli anni 70, quando ci fu la rivolta dei giovani turchi, addirittura c'era Pisano allora, che adesso è ancora sulla, un gruppo di giovani funzionari della DC che a un certo punto decide di prendere il potere. Il PD ci hanno provato in un paio, Pippo, Civati e Renzi, per cause incidentali hanno poi litigato, ma obiettivamente per come è strutturato il partito è difficilissimo. È difficilissimo. Io conosco molti dei giovani del PD, conosco molta della gente che fa attività nelle sezioni, e come nel Movimento 5 Stelle c'è dentro un sacco di brava gente, e però non riescono a salire. Ecco, una delle differenze è che chi forse si mette a far politica adesso nel Movimento 5 Stelle può vedere in tempi ragionevoli, pensare di vedere in tempi ragionevoli soddisfatte le proprie ambizioni di amministrare per qualche tempo la cosa pubblica. Un pochino diverso e più difficile, anzi molto più difficile all'interno del Partito Democratico.